Bene, Maddi. Allora, adesso puoi portarti davanti al tappetino. Ok, faremo una lezione di Reformer on the Mat, quindi con controllo vai a sederti sul tappeto. Centralizzati e sdraiati. Ok. Bene, porta entrambe le gambe al petto, solleva la testa e le spalle, guarda l'ombelico per 100. Stendi le braccia in avanti a metà coscia, le gambe in una diagonale alta. Vigorosamente pompa le braccia su e giù, inspirando in 5, 4, 3, 2, 1, espira 5, 4, 3, 2, 1, in 2, 3, 4, 5, S, 2, 3, 4, 5. Continua così ancora 8 ripetizioni, Maddi. Per riscaldare bene il tuo corpo e immagina di avere ancora le cinghie del reformer, allunga bene le braccia in avanti, le cinghie in avanti. Quando hai finito, riporta le gambe al petto e abbassa un secondo la testa e le spalle. Ok, porta le mani una sopra l'altra dietro la nuca per footwork series. Immagina di avere la sbarra della footbar proprio sotto la punta dei piedi. Vieni su col busto e stendi le gambe in avanti spingendo la sbarra lontano da te, talloni uniti, punte separate. Riporta le gambe al petto e vieni più su col busto. Immagina di andare a baciare le tue ginocchia. Ancora, stringi i talloni, stendi le gambe in avanti, eleva il busto mentre tornano le gambe. Un'altra volta così in precisione, vai, approfondisci gli addominali mentre allunghi, approfondisci di più nel ritorno. Adesso for flow, 7 volte senza fermata, l'accento in dentro e vai in, and in, ancora 4, ancora bene il bacino mentre tornano le gambe, 2 e riporta le gambe al petto, abbassa testa e spalle. Per arches, mantieni le mani sotto la nuca. Questa volta unisci le gambe e porta i piedi in punta sempre. Solleva testa e spalle, stendi le gambe in avanti, spingi la footbar immaginaria lontano da te. Con le cosce unite, tira le cosce al petto più che puoi, massimo che puoi verso di te. Ancora, vai, reach out and bend in. Un'altra volta in precisione. E adesso 7 volte senza fermata l'accento in dentro. Vai, dentro e in and in, ancora 3, 2, 1, riporta le gambe al petto, lascia le mani dietro lì e torna un attimo giù con la testa. Ok, heels, stessa cosa, coi piedi a martello e le cosce fortemente unite, come se avessi una gamba sola. 10 volte, vai, reach out and resist. Questa volta magari l'accento è in fuori, and out, and out. Mantieni il busto stabile mentre muovi vigorosamente le gambe. All'ultimo resta avanti con le gambe per tendon stretch. Fai punta flex dei piedi 5 volte. E scava gli addominali in dentro mentre metti i piedi a martello. Fammi vedere quanti centimetri puoi scavare. Riporta le gambe al petto, abbassa testa e spalle. Oh, un attimo di pausa prima di short spine massage. Ok, ora riporta le braccia lungo i fianchi. E spingi il centro delle mani e il centro delle scapole dentro il tappeto. Porta le gambe al petto, unisci i talloni e separa le punte. Fai una V position, separa anche le ginocchia alla larghezza delle tue spalle, tipo frog. Ok, da questa posizione stringi i talloni e stendi le gambe in avanti in una diagonale alta. 1. Stringi i talloni, alza i glutei e porta le gambe indietro oltre la testa, 45 gradi indietro. 2. Continua a spingere il bacino in su e alla larghezza delle tue spalle piega le ginocchia. 3. Prova a vedere i tuoi talloni davanti agli occhi. Adesso lascia i talloni lì e srotola la colonna, una vertebra alla volta. Quando tocchi il coccige sul mat, trascina i talloni vicino ai glutei. Frog position. Facciamolo ancora una volta in precisione. Stringi i talloni, stendi le gambe avanti. 1. Stringi i talloni, alza i glutei, porta le gambe indietro oltre la testa. 2. Mentre pieghi le ginocchia, alza i glutei più su. 3.
Talloni davanti agli occhi, srotola, parte alta, media, bassa della schiena, massaggia la colonna e riporta i piedi in front. Ok, proviamo a inserire anche la respirazione adesso. Inspira, stendi, avanti e vai indietro, in un tempo, vai, up and over. Trattieni l'aria, piega le ginocchia ed espirando srotola completamente la tua colonna. Ultima volta così, inspira, up and over, trattieni, piega, espira, srotola una vertebra dopo l'altra fino a tornare giù. Ottimo lavoro. Per coordination, unisci le cosce, avvicina i gomiti alla gabbia toracica, stringendoli fortemente uno verso l'altro. Piega le braccia e forma un angolo di 90 gradi. Quindi gambe al petto, esatto, braccia piegate, palmi rivolti verso il pavimento. Esatto. Da questa posizione solleva testa e spalle e guarda l'ombelico. Bacia le tue ginocchia, vieni più su che puoi col busto. Questa è la posizione di partenza. Contemporaneamente stendi le braccia e le gambe in avanti. Uno. Le braccia toccano il tappetino. Spingi le mani dentro il tappeto per arricciarti più su con la schiena. Ok, adesso apri le gambe alla larghezza delle tue spalle. Richiudi le gambe, piega solo le ginocchia al petto, vai a baciare le tue ginocchia, piega i gomiti e riabbassa testa e spalle. Ottimo lavoro. Di nuovo, su testa e spalle guarda l'ombelico. Coordination. Inspira, stendi, gambe e braccia avanti. Stai, spingi le mani nel mat e vieni più su col busto. Trattieni l'aria, apri le gambe, chiudi le gambe. Espirando piega prima le ginocchia, poi i gomiti e abbassa testa e spalle. Ok Maddi, adesso proviamo a farlo 3 volte senza mai appoggiare la testa. Quindi la testa resta sempre su. Di nuovo, solleva testa e spalle, guarda l'ombelico. Inspira, stendi avanti. One. Trattieni l'aria. Open the door, close the door. Espira, piega, espira, piega, vai, inspira, one, open, close, espira, piega, espira, piega, l'ultima volta così con una piccola variazione per te, vai, in, open, close, da lì senza muovere le anche fai beat, batti coscia contro coscia 10 volte, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, gambe al petto, piega i gomiti, abbassa testa e spalle, rest position. Ok, molto bene. Adesso ti metti a pancia in giù, con la testa rivolta verso il tuo asciugamano blu. Facciamo long box series. Il primo esercizio è pull strap. Appoggia la fronte, anzi lascia la fronte leggermente sospesa sul mat e le mani esattamente sotto le tue spalle. Perfetto. Se la lombare è delicata, puoi separare leggermente le cosce in fuori, alla larghezza del tuo bacino. Perfetto. Ora, senti le creste iliache ancorate a terra, fai una leggera pressione e gira leggermente il coccige in sotto per connetterti con gli addominali bassi. Mantieni, stacca le mani. Ok, ruota le spalle indietro e trascina le mani lungo i tuoi fianchi fino a portare le braccia vicino al busto. Esatto. Spingi le cosce nelle tue mani e prova a venire un po' più su con lo sterno, col petto, allunga le braccia indietro e lo sterno in avanti in opposizione, piega i gomiti e ritorna giù, riporta le mani sotto le spalle. Ok, di nuovo, ancora al bacino, gira il coccige, pull strap, immagina di avere le cinghie, tira le cinghie indietro mentre vieni su col busto. Allunga le dita delle mani verso i talloni, e la cima della testa verso il muro davanti a te, allunga, 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 con controllo torna nel mat, piega i gomiti e torna giù. Una volta in più, questa volta aggiungeremo T-shape, inspirando stendi le braccia indietro, il busto in avanti, questa volta mantieni il busto lì, prova a aprire le braccia lateralmente, forse solo il braccio che puoi aprire, ok. Prova a portare i palmi delle mani in giù e le mani in linea con le tue spalle, un po' più avanti.
Ok, adesso mantenendo il palmo della mano in giù, riporta le braccia indietro e vieni un po' più su col busto. Ok, vieni su, 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 su e di nuovo apri le braccia come le ali di un uccello, palmi rivolti verso il pavimento e inspirando torna su, massimo che puoi, vai. Up, 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 up. Ultima volta, inspira, apri. Espira, vai. In su col busto, indietro con le braccia, tira, 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 and rest position. Vai a sederti sui talloni per compensare un secondo con la lombare. Prima di backstroke swimming, adesso srotolando una vertebra dopo l'altra, torna su e torni a sdraiarti come all'inizio. Pancia in su. Esatto. Ok, porta tutte e due le gambe al petto. Ok? E una mano davanti all'altra, anzi una mano sopra l'altra, davanti alla fronte. Esattamente. Ora sospendi le mani appena più su della fronte e solleva la testa e le spalle e guarda l'ombelico. Ok. Spingi una mano dentro l'altra e vieni più su che puoi col busto. Oh, ora da qua, contemporaneamente, stendi gambe e braccia verso il soffitto. Uno. Alla larghezza delle tue spalle apri gambe e braccia. Due. Fai una circonduzione con le gambe e con le braccia fino a portare le mani all'esterno delle cosce e la punta delle scapole ancora ancorate al tappeto. Da lì, premi fortemente le cosce con le mani e prova a salire un po' di più col busto. Sali one. Sali di più due e adesso da lì contemporaneamente piega le ginocchia, piega i gomiti e ritorna con le mani davanti alla fronte. Torna nella posizione di partenza. Un'altra volta. Solleva testa e spalle e guarda l'ombelico. Inspira, stendi gambe e braccia in su. Trattieni l'aria, separa gambe e braccia. Espira, fai un cerchio, porta le mani all'esterno dalla coscia, scapole ancorate. Adesso vieni un po' più su per uno, scava l'addome e sali di più per due e contemporaneamente piega le ginocchia, piega i gomiti, torna a casa. Ok, una volta in più così, inspira, vai su, gambe e braccia su, trattieni l'aria, apri, espirando allunga avanti, sali di più per uno, sali di più per due e con controllo torna, tre. Abbassa un secondo testa e spalle, tira fortemente le gambe al petto per teaser. Trova un momento per centralizzarti, quindi mentre tiri le gambe al petto, senti se il bacino resta ancorato e continuando a tirare, prova ad allontanare gli addominali dalle tue cosce. Sarà lo stesso lavoro che farai durante l'esercizio completo. Adesso, mantenendo le gambe al petto, porta le braccia lungo i fianchi, con i palmi delle mani rivolti in su questa volta. Porta il mento al petto, guarda l'ombelico. Ok, stringi i talloni e in un unico movimento stendi le gambe in avanti e vieni a sederti in teaser position. Trova il tuo equilibrio, continua a girare i palmi delle mani in su. Adesso porta le braccia a metà delle tue cosce, e poi le riporti su fino oltre i tuoi piedi, vai, massimo in su. Ancora due volte così, fino a metà coscia scendi e vai a toccare il soffitto mentre sali. Ultima volta, vai, down and up. Questa volta le braccia restano su. Stringi i talloni, resisti alla discesa con la forza dei tuoi addominali. Resist, 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 riporta le gambe al petto, abbassa testa e spalle. Ok. Se vuoi puoi provare a farlo già con le gambe direttamente stese sul tappetino. Proviamo. Stendi le gambe in avanti. Stringi fortemente i talloni e gira i palmi delle mani in su. Mento al petto. In un movimento, inspirando, vieni a sederti in teaser position. Ferma le gambe lì, il busto cresce mentre muovi vigorosamente le braccia su e giù. Vai, one. Tira più sugli addominali, due. Resta su, tre. Le braccia restano su, stringi i talloni e mentre allunghi la schiena indietro, allunga le braccia in avanti e torna nel mat.
Ottimo lavoro. Facciamo l'ultimo così. Vai, inspirando, sali in teaser. E adesso vigoroso, vai. Fammi vedere che le braccia partono dai tuoi addominali. Due, sali di più tre, stai. E scendi, resistendo. Ok, riporta le gambe al petto, tirale bene verso di te, compensa con la schiena e poi dondola su e ti vieni a sedere. Ok, resta seduta, appoggia le mani di fianco al bacino e gira leggermente il coccige in sotto per short box series. Iniziamo con round back. Ok, mantieni le gambe leggermente piegate. Bene, porta la punta delle dita sotto le ginocchia e apri bene i gomiti verso l'esterno. Inspira e leva la colonna in su. Ed espirando, porta il mento al petto e arrotonda la schiena indietro facendo scivolare le mani lungo le cosce fino a appoggiare la riga dei pantaloni dentro il mento. Ok, quando sei lì, stai, inspira. Approfondisci di più gli addominali e torna mantenendo la lettera C della tua schiena. Ok, di nuovo, inspira e levati. Espirando vai indietro, round back. Gira il coccige, questa volta magari scendi fino alla base delle tue costole. Sfidati un po', resta lì, inspira. Espirando approfondisci di più e torna al centro. Oh. Ultima volta così, inspira e levati, espirando questa volta magari scendi fino alla punta delle scapole, scava di più ed espirando torna su. Ok, fai gli ultimi due per flessibilizzare la colonna, vai fino al tuo massimo finché i piedi restano appoggiati e lavori solo dai tuoi addominali. Ok, nell'ultimo vai completamente a sdraiarti, abbassando anche la testa, per un piccolo extra stretch. Afferra i tuoi gomiti, fai una finestra con le braccia, porta le braccia indietro oltre la testa e allungati bene indietro. Ok, bene. Torna con le braccia intorno alla vita. Ok, piega un pochino le ginocchia, mento al petto. E scavando gli addominali torna su. Ok, per straight back. Ora, appoggia le mani di fianco al bacino e siediti sugli ischi, quindi tira bene i glutei indietro. Stendi le braccia al soffitto e porta una mano sopra l'altra, contro l'altra. Ok, lasciando i piedi appoggiati, stringi i glutei e inspirando eleva la colonna verso il soffitto. Ok. Adesso appenditi indietro dritta finché senti che stai tirando la schiena in su, torna al centro e poi rilassa le spalle. Puoi sfidarti e farlo anche con le gambe stese se vuoi e i piedi a martello. Stringi i talloni, stringi i glutei. Inspira, elevati. Appenditi indietro finché senti che la schiena continua a elevarsi. Stringi i glutei anche nel ritorno. E poi rilassa le spalle. Perfetto. Una volta in più così, vai. Inspirando, allungati verso il muro dietro di te, stringi le cosce, trascina le scapole indietro e ritorna al centro. Fai gli ultimi due con un ritmo più continuo. Vai, indietro, torna su. Indietro e up. E adesso compensa in avanti, afferra le caviglie, porta la fronte verso le cosce, fai un piccolo stretching. Ok, side to side. Dimostriamolo sempre con le ginocchia piegate prima, per chi magari ha la lombare un po' più rigida. Stendi le braccia al soffitto come hai fatto poco fa, una mano sopra l'altra. Inclinati leggermente in avanti con la schiena dritta. Adesso disegna un arcobaleno con la tua schiena, allungati verso il muro a destra. Allungati lontano, ma spingi fortemente il gluteo opposto dentro il pavimento. E poi torna al centro. Vai dall'altra parte, allungati dal lato opposto, spingi il gluteo opposto dentro il mento. Ok, adesso la stessa cosa, prova a farla con le gambe stese. I piedi a martello, inspirando vai,
Segui il tuo arcobaleno, allunga, 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 allunga e ritorna. Dall'altra parte, side to side. Ok, molto bene. L'ultima serie da sola. Mantieni le anche, le clavicole davanti alle anche, dalla base della lombare, tira tutto più su. L'ultima volta, vai, inspira ed espirando torna al centro. Ok. Ora, twist and reach, torna con la schiena dritta, inspira, cresci al centro, espirando fai una torsione del busto a destra. Allungati verso l'angolo dietro del tuo tappetino, vai, allungati in diagonale, torna al centro e poi ti raddrizzi. Quindi, inspira, elevati, espira, gira dall'altra parte. Continua ad andare in su con la schiena mentre ti appendi indietro, come una tavola d'acciaio in diagonale. Vai verso l'angolo del tuo tappetino indietro, mantieni lo sguardo lì, torna su e poi ti raddrizzi. Continua così, vai, twist and reach. Inspirando, stringi i talloni, stringi le cosce, espirando torna su. Di nuovo, twist and reach. Cresci con la colonna mentre ti allunghi. E ritorna, l'ultima serie è così, vai, rafforza gli obliqui e flessibilizza anche la parte alta della schiena, torna up e l'ultimo, twist and reach, torna al centro, proprio così. Adesso riappoggia le mani di fianco al bacino, Maddi, alza i glutei, torna a sederti leggermente col coccige in sotto per full tree. Ok. Lascia una gamba piegata leggermente, non tanto, ok? Il piede della gamba piegata a martello. Esatto, piega un po' la gamba del piede che hai messo a martello. Perfetto. Ora stacca l'altro piede e tira la coscia al petto. Raddrizza la schiena portando le spalle sopra i glutei. Adesso senza cambiare la posizione della tua schiena, prova a scavare gli addominali in dentro per tirare la schiena più su mentre stendi la gamba. 1. Piega il ginocchio, inspira, espirando stendi di nuovo la gamba e cresci con la colonna più su. 2. Piega e stendi, 3. Questa volta resta lì, metti il piede a martello e cammina con le mani fino alla tua caviglia. Ok, inspira, elevati. Espirando, tira la schiena verso la gamba, inclinati in avanti, fai uno stretching della tua colonna. Adesso il piede di base non si muove, così come sei, appenditi indietro fino alla riga dei pantaloni e poi scendi dall'albero, cammina con le mani giù fino alla coscia. 2, 3, resta lì, scava di più, torna su, arrampicati sul tuo albero, vai a cogliere il frutto più maturo e ritorna con le spalle in linea coi glutei. Inspira, elevati, espira, stretch, vai avanti con la schiena, apri bene i gomiti, appenditi indietro così come sei, come un pacchettino e scendi, 1, 2, 3, torna, 1, 2, 3, ok, una volta in più, inspira, up, espira, stretch, round back, scendi, 1, 2, 3, torna, 1, 2, 3, raddrizza la schiena, ok. Tira tutto più su, fai 3 volte punta e flex del piede per un piccolo extra stretch. 2, 3 e poi cambia gamba. Ok, appoggia questo piede a terra, punta delle dita sotto il ginocchio opposto. Tira la coscia al petto, avvicina bene gli addominali alla tua coscia, ma allontanali dalla coscia mentre stendi la gamba. 1, cresci con la colonna in su, piega e stendi 2. Piega e stendi 3, questa volta resta su, metti il piede a martello e afferra la caviglia. Inspira, elevati, espira, stretch, allungati in avanti. Appenditi indietro e scendi dall'albero, vai, 1, 2, 3. Il tallone sopra il gluteo, resta lì mentre torni, 1, 2, 3. Usa gli addominali per tornare. Ancora 2 così, espira, stretch. Inspira, round back e torna, up, up, up. Ultima volta così.
Allunga bene la schiena e tutta la parte posteriore delle tue gambe. Scendi, 1, 2, 3, torna, 1, 2, 3. E questa volta riporta le spalle sopra i glutei, fai 3 volte punta e flex col piede. Cresci con la colonna mentre lo fai ancora 3 centimetri. E stop, riappoggia il piede a terra. E questa volta long stretch serious. Ti metti a 4 zampe per long stretch. Controlla di avere le mani esattamente sotto le tue spalle, le ginocchia esattamente sotto i glutei, aperta alla larghezza del bacino. Gira leggermente il coccige in sotto e stendi la gamba destra indietro, arriccia le dita del piede in avanti. Senza cambiare la posizione del bacino, stendi anche l'altra gamba indietro. Controlla se i tuoi talloni sono esattamente sopra il metatarso. Le spalle vanno oltre quasi i tuoi polsi. Ok, adesso stacca il piede destro. Inspirando, abbassa e solleva il tallone sinistro 2 volte. Esatto, il corpo va avanti e indietro e poi cambia gamba. Solleva l'altra gamba, inspirando, abbassa e solleva il tallone di sotto 2 volte e poi cambia. Continua così ancora 2 serie per rafforzare le spalle, le braccia, lavorare i glutei, le gambe e anche gli addominali. Tutto il corpo lavora in questo esercizio. Il bacino resta immobile, è il corpo che va avanti, non il bacino che va su e giù. L'ultimo. Riappoggia entrambi i piedi adesso. Down stretch. Senza appoggiare il bacino, scendi col bacino verso il pavimento e guarda avanti oltre le tue spalle. Inspira. Espirando, torna nella posizione precedente. Long stretch. Sei una tavola. Ok, adesso alza i glutei, alza i talloni e avvicina le cosce al petto, up stretch. Chiuditi come un pacchettino. Di nuovo, long stretch, sei una tavola. Down stretch, abbassa il bacino, apri il petto. Up stretch, alza i glutei, avvicina il petto alle cosce, sui talloni spingi gli ischi al soffitto. Ultima volta vai, long stretch. Down stretch, up stretch. Questa volta elefante. Resta così come una lettera V rovesciata. Trasferisci le dita dei piedi più avanti e appoggia i talloni. Ok, trova un momento per far spazio alle gambe a partire dai tuoi addominali. Quindi continua a elevare gli addominali in su e spingere gli ischi al soffitto. Adesso, senza piegare le tue ginocchia, trasferisci il piede destro esattamente davanti al sinistro, trascinalo in avanti. Ok. Oh, prova a rimanere lì, affonda i talloni in giù e solleva tutte e due le dita dei piedi, tutte e 10 le dita dei piedi in su. Ok, cambia gamba, il piede dietro passa avanti, senza piegare il ginocchio, elevando gli addominali. Continua così fino a riportare i piedi tra le mani, immagina di chiudere la carrozza del reformer e quando riporti i piedi uno di fianco all'altro torna indietro di nuovo. Vai un passo dietro l'altro senza piegare il ginocchio. Apri il carro, approfondisci i tuoi addominali in dentro e in su in opposizione alle gambe e poi di nuovo l'ultima volta torna con i piedi uno davanti all'altro, chiudi la carrozza. Vai, uno, 2, 3, 4, l'ultimo, torna indietro. Per one-legged elephant facciamo arabesque. Sei in V position, resta con tutti e due i talloni appoggiati. La fronte tra le braccia, adesso stacca la gamba destra indietro fino a allineare il tallone al tuo gluteo, il piede a martello. Inspira. Prova a alzare la gamba un po' più su, portando un gluteo sopra l'altro per aprire l'anca. Ottimo lavoro. Adesso, se te la senti, puoi piegare il ginocchio portando il tallone vicino al gluteo per un piccolo extra stretch. Torna a stendere la gamba, riallinea la coscia al pavimento e riappoggia il piede a terra. Cambia gamba, arabesque. Stendi la gamba opposta indietro,
Porta il tallone più su, apri l'anca, un gluteo sopra l'altro. Se te la senti, piega il ginocchio, vai a toccare col tallone il tuo gluteo per allungare di più la coscia anteriormente. Torna su, riporta gluteo con gluteo, appoggia il piede e piega un ginocchio, piega l'altro, rest position. Ottimo lavoro! Adesso ci servirà il tuo asciugamano per long back stretch. Ti vai a sedere con i piedi fuori dal tappetino e i talloni sopra l'asciugamano. Le gambe sono stese, i piedi sono a martello e le cosce sono unite. Ok, molto bene. Le mani di fianco al bacino. Ora scava gli addominali, alza i glutei, porta il bacino oltre le tue mani. Ok, adesso lancia il coccige avanti, spingi i glutei al soffitto, vai su e torna indietro. Guarda l'ombelico e vai, bacino oltre le mani, lancia il coccige avanti e torna su. Solo 3 volte in più, Maddy, vai. Indietro, in su. Spingi i talloni in avanti e tira le dita dei piedi verso di te. Ultimi 2. Indietro e in up. Rafforza le spalle, lavora fortemente i glutei. L'ultimo. E stop, appoggia il bacino, compensa, afferra le caviglie e fai un piccolo stretch. Mamma mia, tosto questo, eh? Ok, adesso arriva il bello, ciliegina sulla torta, stomach massage serious. On the mat è veramente sfidante, ma non ci prendiamo troppo sul serio se non viene perfetto. Ok, adesso appoggia le mani di fianco al bacino, facciamo round back, gira leggermente il coccige in sotto. Perfetto. Avvicina i talloni ai glutei, ok? Porta le mani proprio lì dove sono, le lasci un secondo lì. Stacchi i piedi e ti metti in frog position, quindi talloni uniti, ginocchia e piedi, un po' punte dei piedi separate. Ok, adesso metti le mani a coppa e le porti un po' più indietro, tipo spider fingers. Ok, tira sulla schiena, prova a stendere le gambe in una diagonale alta. Frog out, ok, se hai bisogno puoi portare le mani un po' più indietro per sostenerti, prova, ok, le braccia sono quasi stese, gira le dita delle mani all'esterno, esatto, così, bene, vai, frog out, stendi le gambe, tira sulla schiena, mentre pieghi le ginocchia manda il petto al soffitto, ottimo, un'altra volta, solo questo, frog out. Stringi i talloni, tira più su e torna. Adesso aggiungiamo un piccolo movimento. Quando stendi le gambe resta un attimo là. Vai, frog. Porta i piedi in punta. A martello. E poi torna, frog in. Piega le ginocchia. Quindi sono 4 movimenti. Stendi avanti 1. Ok. Fai punta 2. Flex 3. Piega 4. Fai l'ultimo così. Vai. 1, 2, 3, 4 e un attimo di pausa, appoggia i piedi, ok, oh. Molto molto bene, da qua facciamo anche reach up, questa volta porta di nuovo le mani, questa volta però di fianco al bacino, stacca i piedi, trova il tuo equilibrio, frog position, adesso prova a stendere le braccia verso il soffitto. Allungati in una diagonale alta, prova a stendere le gambe in avanti come hai fatto poco fa, frog out, e mentre pieghi le ginocchia vai più su col busto, tocca il soffitto con le dita delle mani, cresci, 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 vai di nuovo, reach up, frog out, inspira, and frog in, espira, ottimo lavoro, una volta in più così, stringi i talloni, vai frog out, frog in, e l'ultimissimo, frog out, and frog in. Abbassa un attimo i piedi, abbassa le braccia, un attimo di pausa. Oh, adesso la vera sfida, reach up and twist. Ripartiamo come reach up, quindi di nuovo braccia al soffitto, talloni uniti, stacca i piedi, trova il tuo equilibrio. Ok, questa volta mentre stendi le gambe, porta il braccio destro indietro e fai una torsione del busto.
Ok, l'altro braccio scende un pochino, sono uno di fianco all'altro, ok. Mentre pieghi le ginocchia, riporta le braccia al soffitto e il busto in su. Ok, vai, twist and reach. Dall'altra parte, twist and reach. Reach, reach and twist. Bravissima Maddi, come al solito super strong. E vai, reach, reach, reach. L'ultimo sforzo, twist and reach, reach. Reach e stop. Ristoriamo la schiena dopo questo nightmare. Ok, sdraiati così come sei. Il prossimo sarebbe sul reformer semicircle, ma noi lo sostituiamo con shoulder bridge. Quindi appoggia i talloni vicino ai glutei. Prova a vedere se riesci a toccare col terzo dito della tua mano i tuoi talloni e separa leggermente i piedi alla larghezza del bacino. Controlla che la parte esterna del piede sia in linea con il bordo esterno del tappetino. Ok. Spingi bene la nocca dei tuoi alluci dentro il mat, il centro dei talloni e i mignoli dentro il mat. Sono molto importanti gli appoggi dei piedi. Ora, spingi il centro delle mani, il centro delle scapole dentro il tappeto, gira leggermente il coccige in sotto, alza i glutei e fai un ponte fino a allineare le anche alle spalle. Da lì inspira, gira il coccige e con controllo srotola la colonna e torna nel mat. Facciamo questo solo per massaggiare la schiena ancora due volte. Gira il coccige, vai, alza i glutei, senti il peso sulle spalle, non sul collo e con controllo torna nel mat. L'ultima volta, immagina di avere una pallina da tennis da stringere tra le ginocchia, non perderla mentre sali. Ora resta su, trasferisci il peso sul piede destro, stacca la gamba sinistra verso il soffitto. Ok, da qua calcia due volte la gamba verso di te, calcia, calcia, allunga la gamba in avanti fino a portare ginocchio con ginocchio, se vuoi anche più giù, vai, calcia, calcia. E mentre la gamba va avanti, alza i glutei, lavora bene proprio la parte bassa delle tue cosce. Ancora una volta, calcia, calcia. Alza i glutei mentre scende la gamba, appoggia il piede, cambia gamba. Solleva l'altra e vai di nuovo. Kick, kick and stretch. And kick, kick. Spingi la nocca dell'alluce del piede di base per aiutarti ad andare più su col bacino. L'ultima volta così, appoggia il piede e con controllo torna ad articolare la colonna nel mat. Porta le gambe al petto, tirale verso di te, fai un bello stretching, dondola su e ci aiutiamo ancora con l'asciugamano per knee stretch series. Allora, girati a quattro zampe portando le dita dei piedi sul tuo asciugamano. Ok, e le dita arricciate in avanti, quindi sei sempre in posizione di quadrupedia. Ok, mani esattamente sotto le spalle, ginocchia esattamente sotto i glutei. Ora spingi fortemente le mani dentro il pavimento, guarda l'ombelico e gira il coccige in sotto, arrotonda la schiena come un gatto arrabbiato. Fammi vedere la curva della tua schiena. Le orecchie nascoste tra le braccia, infila bene la testa tra le braccia e poi continuando a spingere le mani in giù fai il movimento contrario, quindi gatto che si stira, spingi i glutei al soffitto e guarda avanti, allunga il busto oltre le spalle. Facciamo questo inspirando, round back, arriccia il coccige, arrotondati come un gatto arrabbiato. Prova a non spostare i glutei, lasciali sopra le ginocchia. Esatto. E adesso arched. Stira la schiena come un gatto al sole. Facciamo ancora due volte questo. Inspira, spingi le mani dentro il pavimento e continua a spingerle nel movimento contrario. Arched. Attenzione adesso, torna round back con la schiena, mantenendo questa rotondità. Stacca leggermente le ginocchia da terra, 2 cm, per knee off. Trascina le ginocchia sotto le spalle e stendi di nuovo le gambe indietro. Vai, in and out, in and in and in.
Ottimo lavoro, rafforza i tuoi addominali, rinforza la parte anteriore delle cosce, la muscolatura intorno al ginocchio. Ancora 3, 2, 1 e stop. Appoggia le ginocchia e torna a sdraiarti sul tuo tappetino per running. Ok, ti sdrai, l'asciugamano lo possiamo mettere via e porti tutte e due le gambe al petto. Sollevi la testa e le spalle, porti le mani una sopra l'altra alla base della nuca. Vieni bene su col busto, ottimo lavoro. Adesso stringi i talloni e separa le dita dei piedi, 2 dita di distanza l'una dall'altra. Stendi le gambe in una diagonale alta, frog out. Ora riporta gli alluci uniti e senza muovere gli alluci, un piede resta a martello e l'altro resta in punta, quindi inizia, esatto, a fare il running cercando di mantenere gli alluci sempre uniti. Ottimo lavoro! Quindi, mentre fai questo movimento, spingi il tallone contro il muro opposto e scava gli addominali in dentro e in su e vieni più su col busto se puoi. Vai, ancora 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Riporta le gambe al petto, dondola su. Per l'ultimo esercizio, front split on the mat. Ti metti in ginocchio, 4 zampe, scusami. Sempre allineando spalle a polsi e ginocchia sotto i glutei. Trasferisci il piede destro tra le tue mani. Ok. Lascia le mani di fianco al piede appoggiate al tappetino e la gamba opposta un po' più indietro. Ok. Adesso arriccia le dita del piede di sotto in avanti e spingi l'anca di base in avanti fino a sentire tirare la parte anteriore dell'anca. Ok, molto bene. Cammina con le mani solo fino ad appoggiare la punta delle dita così puoi raddrizzare la schiena se vuoi. Ok, quando senti tirare, trasferisci le mani sopra la tua coscia e raddrizza la schiena ancora di più, porta le spalle sopra i tuoi glutei. Ok, continua però a spingere il ginocchio davanti più avanti e l'anca più giù. Perfetto, da questa posizione trasferisci una mano sul gluteo della gamba di base per controllare se quel gluteo si sposta, non si deve muovere, quindi proviamo a aumentare lo stretching senza alzare il gluteo della gamba di base. Prova a sollevare il ginocchio di sotto. Senti che aumenta lo stretching della parte anteriore dell'anca, mantieni 3 secondi e con controllo riappoggia. Di nuovo, stacca il ginocchio, spingi l'anca più avanti, aumenta lo stretching dell'iliopsoas e appoggia. Ultima volta così, vai su. Ok, appoggia. Adesso trasferisci il braccio intorno all'orecchio, dritto come se volessi andare a toccare il soffitto. Inspira ed espirando ti inclini leggermente verso la gamba davanti, esatto, per allungare la fascia laterale della tua schiena. Torna su e cambia gamba. Porta l'altro piede tra le mani. Ok, perfetto. Di nuovo, da lì, spingi l'anca in avanti finché senti tirare, ok? E poi raddrizza la schiena trasferendo le mani sopra la coscia, spalle sopra i glutei. Quando sei in equilibrio, trasferisci la mano sul gluteo di base, senza alzare il gluteo. Stacca il ginocchio di sotto spingendo l'anca ancora più avanti verso il pavimento. Mantieni 3, 2, 1 e appoggia. Di nuovo vai su. Lavora l'apertura della parte anteriore dell'anca e torna. L'ultima volta così. Ok, questa volta torna giù il ginocchio, solleva il braccio accanto all'orecchio, inspira. Ed espirando inclinati un pochino verso la gamba di base. Torna al centro. Adesso trasferisci anche l'altro piede davanti, le mani di fianco ai piedi. Vai. Ok.
talloni uniti, punte un pochino separate, afferra i tuoi gomiti, fai una finestra con le braccia, infila la testa nel buco e assicurati che il peso del tuo corpo sia esattamente al centro dei tuoi piedi. Ok, sentirai una piccola oscillazione del corpo in avanti, vuol dire che stai lavorando con gli addominali per mantenere l'equilibrio. Adesso fai due respirazioni profonde lì, per scrocchiare bene la schiena, separare una vertebra dall'altra dopo tutto questo sforzo. E poi rilassa le braccia, rilassa il collo, rilassa le spalle. Stringi fortemente i talloni e srotola una vertebra dopo l'altra per tornare su, snocciolando la tua colonna. Adesso mettiti in ginocchio guardando me, la camera, così ci salutiamo. Grazie mille Maddi, buona giornata, ciao!